Sono il professor Marco De Piccoli. Vi propongo questo esercizio. Si consideri la funzione y uguale modulo o valore assoluto di 2 più 5x. Si tratta di una funzione lineare a tratti. Viene chiesto di scrivere la funzione come funzione lineare a tratti, appunto, disegnarne il suo grafico nel piano cartesiano e poi per quali valori di x la variabile y assume valore 7, quindi esistono, ci sono valori che assegnati ad x fanno sì che y sia 7? In pratica ci sta chiedendo se ci sono e quali sono le controimmagini di 7, preso 7 come immagine. Ricordo che il valore assoluto di un numero si definisce come il numero stesso se questo è non negativo, l'opposto di quel numero se questo ha segno negativo. Sciolgo quindi il modulo studiando i due casi. Il modulo di 5x più 2 è pari a 5x più 2 quando 5x più 2 è maggiore o uguale di 0, cioè, risolvendo la semplice disequazione, x maggiore o uguale di meno 2 quinti. Se invece 5x più 2 è minore di 0, il modulo mi dà l'opposto, quindi meno 5x meno 2. E qui ho riscritto la funzione indicando, esplicitando i due casi. Scelgo di rappresentare la retta di equazione y uguale 5x più 2. Ho messo in evidenza coefficiente angolare e termine noto. Io procederò nel tracciare il grafico di questa funzione ragionando per simmetrie rispetto all'asse delle ascisse, che è ciò che mi dà il modulo, ma dopo ci torniamo un attimo. Come punti, intanto assegno ad x il valore 0, assegnando ad x il valore 0 ottengo 2, l'ordinata all'origine, il termine noto, quindi la retta in questione passerà per 0,2. Cerco lo 0 della funzione. Quindi cerco quel valore che attribuito alla variabile x fa sì che y si annulli, fa sì che l'ordinata sia nulla. Cerco l'intersezione con l'asse delle ascisse. Pongo quindi y uguale a 0 e risolvo l'equazione 0 uguale 5x più 2. Con semplici passaggi giungo ad x uguale a meno 2 quinti. Quindi questa retta passa per il punto di ascissa meno 2 quinti, che si trova sull'asse delle ordinate, quindi a ordinata 0. Poi sono andato a scegliere un altro punto, praticamente buttato quasi a caso, diciamo così, ho dato ad x il valore meno 1. Perché meno 1? Beh, era un valore semplice, ma soprattutto è un valore più piccolo di meno 2 quinti, quindi mi permette di esplorare la situazione per ascisse inferiori a meno 2 quinti, quelle che mi portano al secondo caso del modulo su cui ragionerò per simmetria. Quando ad x do il valore meno 1, y va a valere meno 3. Sono andato a sostituire nella legge della funzione. Vediamo graficamente la questione. Allora, ciò che si vede indicato come grafico G in nero è il grafico della retta di equazione y uguale 5x più 2. Passa, come dicevo prima, per il punto di coordinate meno 2 quinti 0 e per 0,2. Sono andato ad indicare anche il punto qui chiamato C1 di ascissa meno 1, quello che ha ordinata meno 3. Perché? Ora, il grafico di y uguale modulo di 5x più 2 lo ottengo in che modo? Tutti i punti che stanno sulla retta di equazione y uguale 5x più 2, che hanno ordinata maggiore o uguale di 0, quindi si tratta del tratto da verso destra, qui un po' nel secondo e poi nel primo quadrante, risultano appartenere anche al grafico di modulo di 5x più 2. Quei punti infatti sono non negativi, hanno segno non negativo, hanno ordinata non negativa. Per simmetria invece ottengo gli altri punti. Ricordiamo che il modulo fa l'opposto, va a individuare l'opposto delle ordinate, questa espressione infatti è di y,
rispetto a 5x più 2, quindi in corrispondenza delle medesime ascisse, considerando la retta, il modulo mi mantiene le medesime ascisse, quindi va ad evidenziare punti che hanno la stessa ascissa, ma ordinata opposta, questo è il meno. Si tratta quindi di simmetrizzare tutti i punti del grafico appartenente alla retta di equazione y uguale 5x più 2 rispetto all'asse delle ascisse, in modo di mantenere la stessa ascissa e l'ordinata andare invece a prenderla opposta. Qui, per esempio, ho considerato il punto indicato con C2 che ha la stessa ascissa di C1, cioè meno 1, ma invece di avere ordinata meno 3, ha ordinata 3. Per costruzione poi si possono individuare anche altri punti, anche algebricamente, ma dato disponendo già del punto A e del punto C2 è più che sufficiente per tracciare questa semiretta, la semiretta verde. Rispondere all'ultima domanda ci si chiede quali sono le controimmagini di 7. Assegno quindi ad y il valore 7. Attenzione, lo vado a fare nei due casi, perché il modulo comprende appunto i due casi, è stato sciolto nei due casi. Il primo quando y è 7 e la legge è pari a 5x più 2, l'altro quando y, l'ordinata è sempre 7 e la legge è pari a meno 5x meno 2. Vado a risolvere singolarmente le due semplici equazioni di primo grado. La prima mi porta ad x uguale a 1, quindi ottengo il punto di coordinate 1, 7, quindi ascissa 1 ordinata 7, che appartengono al grafico di quel modulo. La seconda equazione mi porta a x uguale meno 9 quinti, ovviamente con ordinata 7. Quindi sia il punto di coordinate 1, 7 che il punto di coordinate meno 9 quinti, 7, appartengono al grafico di modulo. E qui lo possiamo vedere rappresentato. Ecco i due punti. Ho rappresentato anche la retta di equazione y uguale a 7 per mettere in evidenza questi due punti come intersezione tra la retta che ho appena citato e il grafico di modulo stesso, cioè quello verde. Vi ringrazio per l'attenzione. Spero e credo di esservi stato utile. Vi invito a scrivere nei commenti e a iscrivervi al mio canale se vi fa piacere e ovviamente vi do appuntamento al prossimo video. Arrivederci.